Al via il 33esimo meeting di rete, associazione internazionale per la collaborazione fra città e porto, ovviamente al Pancaldi Meeting Conference Center. È stato presentato il numero della rivista scientifica Portus dedicato alla città di Livorno. Massimo Clemente, direttore scientifico di rete, perché è importante proprio la collaborazione tra porto e città? La collaborazione tra porto e città in una città come Livorno, che ha una storia fondata sulla portualità, sull'identità marittima, è molto molto importante. I processi di sviluppo della città devono partire da questa identità marittima, dalla consapevolezza del legame indissolubile tra cultura urbana e cultura marittima, e in questo senso Livorno sta lavorando molto bene con il sindaco Salvetti, l'assessore Bonciani. E Livorno è una delle poche città in Italia che ha un assessore dedicato al porto, penso questo sia un elemento molto importante. La nostra associazione segue processi internazionali, segue processi un po' in tutto il mondo, e devo dire che Livorno sta svolgendo un lavoro interessante con la costituzione del nodo avanzato, che è una sorta, diciamo, di cabina di regia in cui convergono le istituzioni, la ricerca, l'università, gli stakeholder, gli operatori di terra e del mare, della logistica, sia marittima, quindi gli operatori dello shipping, sia di terra. Questa collaborazione si esplica lungo le tre dimensioni della sostenibilità, quindi sia sul piano ambientale, costruendo un porto green, sempre più in una logica di economia circolare, un ecosistema porto e città sempre più in una logica di economia circolare, in una dimensione sociale, quindi sviluppo, che significa occupazione e benessere per la popolazione, e infine in una prospettiva economica, quindi di crescita, soprattutto in questo momento così difficile, con ancora il Covid-19 che, come sappiamo, ha bloccato tutte le attività, con un impatto molto forte sullo shipping e sulle attività legate al porto, in particolare le attività crocieristiche.